Qui in Palazzo Vecchio per i 20 anni di Giglio Amico c'è anche Nicky Giustini, grande showman toscano, sì. Per parlare della Fiorentina, ma non solo. No, non solo, infatti io di tutto, io so tutto di tutto. Vuoi chiedermi qualcosa di qualsiasi sport, soprattutto uno sport che ho cominciato a praticare da poco, il sumo, vedendo il fisico e ciò, non importa inquadrare, rimane qui a mezzo piano americano, però insomma io sono qua, sono a Firenze oggi per un bellissimo impegno, un bellissimo premio, per noi ci serviva, cioè a noi ci premia tantissimo, perché noi abbiamo fatto tanta beneficenza in questi 20 anni, proprio sono gli anni di aria fresca, perché nel 96 noi abbiamo fatto aria fresca, le prime cose con Carlo Conti e ora siamo al 2016, 20 anni di beneficenza. Tornare indietro dei 20 anni significa tornare ad una Fiorentina che aveva come presidente Vittorio Cecchi Gori? Beh, insomma, capito, la Fiorentina, ti devo dire la verità, insomma, a me mi hanno fatto fare, capito, io a Battistutta l'ho comprato io, ecco, Amaral l'ho comprato io, Mazzigno l'abbiamo comprato tutti lui. E ora chi comprerebbe? Cioè Cecchi Gori la comprerebbe naturalmente personaggi forti, quelli insomma quelli più scomodi. Balotelli, allora Balotelli è il nostro nuovo obiettivo della Fiorentina, capito? Insomma. Cecchi Gori è un grande personaggio. C'era anche Ranieri che ora è in testa alla Premier League. No, davvero, Ranieri, davvero. Con Leicester. Però ecco io, insomma, di calcio le capisco il giusto e l'onesto, perché guardate questo fisico, io ho un fisico da capotavola, se a me tu mi parli di caciotte e di formaggi sotto. No, però so anche di calcio. Ecco, della Fiorentina di adesso chi ti piace? Insomma, al di là del fatto che adesso è al terzo posto, la Fiorentina sta andando bene in campionato, è uscita dall'Europa League, però insomma il campionato sta stupendo. Beh, innanzitutto questo portiere è molto forte e poi Ilicic, personaggio che io lo dico proprio perché ho una mezza lisca sulla C, quindi non la fa ripetere un'altra volta, avete capito che ho detto, però lui secondo me è un personaggio meraviglioso, questo calciatore gioca con una disinvoltura in campo, sembra che sia su un pattini, non corra, infatti un corre, va piano, però insomma è uno. Invece dei personaggi del calcio in generale, uscendo dalla Fiorentina, chi è che ti piace particolarmente, che ti stuzzica la fantasia? Beh, cosa? Mihajlovic, allenatore che parla così, adesso io prendo Balotelli, spacco faccia, lo metto lì e se domani non corre gli faccio coso così, perché lui parla come i nostri amici Lavavetro, però c'ha il Milan in mano, insomma io sono appassionato Milan e Fiorentina, io ho nel cuore c'ho queste due squadre, soprattutto sono legato alla Fiorentina perché ho fatto il compleanno di Battistuta, il suo 29esimo compleanno mi sembra, me lo ricordo, era l'anno c'era anche, aiutami te dai, c'era anche non so a che ti riferisci, Rui Costa certamente. Rui Costa c'era, allenatore c'era con Ranieri o Malesani. Malesani c'era, quindi che anno era? 97-98. Quindi Antani aveva Battistuta 98. È del 69, quindi sì, 29. Ah, 29 anni, infatti. Sì, erano vestiti da cowboy e indiani. C'era lui e c'era anche quello di colore forte, come si chiamava, quello era il Cagliari prima. Oliveira che era vestito da Scow. Da scuola indiana. Qua senti che piccolo aneddoto ti ho dato. Interessante, però hai parlato anche del Milan. A proposito dei festeggiamenti, Berlusconi ha festeggiato i 30 anni da presidente del Milan. 30 anni di cui gli ultimi hanno intercettato anche, ecco perché funzionava. Perché li hanno intercettato gli americani e quindi non capivano proprio chi entrava e non entrava. Entravano dei giocatori che non sono da Milan. Per esempio Poli secondo me non è da Milan. Io sono molto ferrato sul Milan, ricordatelo. Se lo ricordi, Temanese Costanzo, quando allora. Perché sono state intercettazioni a rovinare gli ultimi anni di Berlusconi, perché ha preso dei calciatori che non erano proprio, anche questo Bertolacci si è pagato un po' troppo, caro Silvio. E tra i giocatori, comunque, visto che hai parlato di un allenatore che ti piace, Mihajlovic, chi c'è che ti colpisce? Di calciatori non posso fare imitazioni, faccio uno però che ha a che fare con i calciatori, che è questo qua. Amici, siamo qui al Palazzo Vecchio, mi saluta Greg Raunziger, il povero Militello grandissimo appassionato del Pisa, purtroppo lui sai, è un po' più dove sto io di casa, a Pisa, io sto a Migliarino Pisano, un paese tra Pisa e Travestiti, c'è un sacco di trans, insomma si sta bene, mi so, e io lì vedo Gattuso spesso che gira per Pisa e insomma e li voglio molto bene a Gattuso a Pisa. Io di calcio so tutto. Il tuo dire? Personaggio Pino Carotti? Pino Carotti, allenatore del Rigutino, allora Cittino, presidente sempre Pupo che viene in campo, poverino, canta ancora Gelato al cioccolato, le cose, detto Pupo, rinnovati, Madonna, rinnovati, e si rinnova, è come la squadra, siamo sempre in terza categoria.